Grazie Mario, signora Presidente Zuma, autorità tutte, signori ministri, ambasciatori, caro Ministro Gentiloni, grazie di questa occasione di incontro. Grazie davvero anche per la qualità del dibattito. Paolo Gentiloni, il Ministro degli Esteri, mi diceva salendo le scale che era molto colpito in positivo dalla libertà e dalla relazione di grande franchezza, di grande amicizia, le discussioni che avete fatto nella giornata di oggi e delle quali ci avete onorato con suggerimenti, critiche, proposte. Credo sia un fatto positivo. Credo che sia la dimostrazione che tutti insieme abbiamo fatto bene a iniziare questo cammino della prima conferenza Italia-Africa e che sia molto importante adesso continuare in modo stabile nei prossimi anni con il lavoro che già svolgiamo, ma che deve avere un momento d'incontro come quello che è stato pensato e che è onorato, signora Presidente, della sua partecipazione, oltre quella che dei rappresentanti dei governi dei singoli paesi. So che sono i giorni del compleanno dell'Unione Africana, il prossimo 25 maggio sarà il 53esimo anniversario, accettate dunque i nostri auguri, ma che è onorato anche e soprattutto da un fatto. L'Italia non ha nostalgia del passato, l'Italia ha nostalgia del futuro. Può sembrare un sentimento difficile da spiegare, la nostalgia del passato e la nostalgia del futuro. La nostalgia del passato talvolta accoglie anche qualche nostro collega, amico, qualche paese alleato. La nostalgia del passato in cui le parole erano egemonia, le parole erano leadership. Noi invece abbiamo nostalgia del futuro perché vediamo un futuro in cui l'Africa non è considerata come talvolta fanno alcune forze demagoghe e qualunquiste in Europa la più grande minaccia, ma è oggettivamente la più grande opportunità per l'Europa. E siccome voglio essere molto franco con voi, voglio dirvi che a noi questo rapporto preme non solo per una visione etica e di giustizia, ma per una visione politica e di utilità reciproca. Non è soltanto un fatto ideale quello che ci spinge a dialogare in modo molto concreto e puntuale, è proprio un fatto di dimensione strettamente politica. Permettetemi, se vi rubo 2 minuti su questo, quali sono le priorità dell'Europa oggi? Voi direte, ma come? Dobbiamo parlare del rapporto Italia-Africa e ci racconti le priorità dell'Europa? Sì. Voglio condividere con voi l'agenda che l'Italia sta cercando di proporre e talvolta di imporre all'Unione Europea, che è un'agenda totalmente diversa dal passato, su 3 settori. Il primo, la politica economica. La politica economica dell'Europa nel corso degli ultimi anni è stata molto incentrata dentro i confini europei e troppo focalizzata sull'austerity. Conclusione, conseguenza, molti paesi in Europa sono andati in difficoltà e, ad esempio, nel vostro continente sono mancati gli strumenti finanziari da parte dei paesi europei e dell'Europa che invece altre realtà hanno presentato. Ci sono alcuni paesi che si vedono offrire, quasi tutti i paesi africani, prodotti finanziari e strumenti finanziari molto più forti dalla Cina o da altri grandi partner globali che non quelli che può fare l'Europa. Eppure l'Europa è il principale vicino di casa dell'Africa. Perché non siamo stati in questi anni in grado di fare un investimento su una politica diversa economica e finanziaria? Perché l'Europa si è girata dall'altra parte. Noi stiamo cercando di girare la testa dell'Europa e di girarla verso il Mediterraneo, che i latini chiamavano, i romani chiamavano il Mare Nostrum, e che è in realtà non una frontiera ma un cortile tra i nostri popoli. Dunque la prima questione per noi è cambiare la politica economica in Europa.
Questo ha una serie di conseguenze sulla flessibilità, sulle questioni interne europee, ma ha un grande impatto sulla questione degli investimenti e dei rapporti strategici con i vostri paesi. Quindi parto da questo. Primo tema, dobbiamo cambiare l'agenda economica europea. Stiamo cercando di farlo. Secondo punto, dobbiamo cambiare l'approccio sull'immigrazione. L'Italia è molto orgogliosa di ciò che continua a fare, molto spesso in straordinario rapporto con i vostri paesi, con un grande lavoro comune con le organizzazioni internazionali. Vedo è italiano, ma per noi oggi rappresenta la più importante carica onusiana che è qui presente, lo saluto, Filippo Grandi, come il responsabile delle nazioni, l'alto commissario per i rifugiati delle Nazioni Unite. Interveniamo a 360 gradi su tutti i centimetri di mare in cui possiamo intervenire, perché la grandezza dell'Italia non è che è un grande paese, noi non siamo un paese grandissimo, siamo un paese medio, ma abbiamo una grande storia fatta di cultura e di valori. E in quel villaggio che è stato, in quei tanti villaggi che sono stati, la nostra comunità civica nel corso dei secoli ci hanno insegnato che il più grande valore è l'educazione e il rispetto della dignità dell'uomo. E quando c'è un uomo, una donna in mare, la prima cosa da fare non è aprire un dibattito filosofico, è salvare quella persona, è salvare quella vita. E quando la Guardia Costiera italiana o la Marina Militare Italiana ci racconta di un parto, di una ragazza che dà alla luce un figlio su una nave, noi non siamo semplicemente grati e orgogliosi per la nuova vita che nasce, ma siamo convinti che in quella vicenda si sta ripetendo il grande miracolo della civiltà, che è il rispetto per la donna e per l'uomo, al quale non intendiamo rinunciare. Ma sappiamo contemporaneamente che il mare è il posto più pericoloso per salvare le vite umane e che mentre continuiamo il nostro lavoro quotidiano con grande intensità dobbiamo anche porci un problema strategico. Qui sta il Migration Compact. Qui sta la proposta, e ringrazio la Presidente Zuma per le parole che ha rivolto, qui sta la proposta italiana, avere uno sguardo strategico. Stiamo dicendo ai nostri amici europei: è inutile continuare a fare interventi spot, è inutile continuare ad avere atteggiamenti per un solo periodo, magari perché c'è l'emergenza sui giornali, magari perché i siti internet aprono con le notizie su questi temi. Dobbiamo avere consapevolezza che questo fenomeno è un fenomeno che ha cause profonde e che durerà anni. E che l'unica soluzione è una strategia di lungo periodo, che sia capace, insieme a voi e ai vostri governi, di costruire un'alternativa. È la seconda grande sfida europea. Oggi il Ministro degli Esteri ha comunicato, il Ministro degli Esteri italiano ha comunicato in questa sede che presenterà nel corso delle prossime ore tutte le iniziative necessarie perché il Consiglio europeo di giugno discuta di questo, domani sarà qui la presidenza di turno olandese, formalizzeremo la proposta perché il Consiglio europeo di giugno abbia un particolare focus, sapendo che occorrono degli strumenti finanziari ed economici per cui non basta, come vogliamo fare noi, raddoppiare la cooperazione internazionale, ma dobbiamo anche contemporaneamente avere una strategia di grande visione e non soltanto sull'immediato. E il terzo punto su cui vogliamo far voltare la faccia all'Europa, girare l'Europa, è quello sulla cultura, sui valori, sulla identità. Ciascuno di noi è orgoglioso della propria identità, che è diversa, ovviamente. Ciascuno di noi è diverso e ciascuno di noi ha dentro il proprio cuore la gioia di appartenere a una tradizione, a una storia. Ma questa gioia di appartenere non può essere semplicemente un messaggio legato al passato. Deve collegarsi, aprirsi agli altri. Oggi noi viviamo un tempo nel quale c'è una grande emergenza culturale
che è quella di riportare i valori fondamentali che ci uniscono molto più di quanto ci dividono a essere centrali nell'agenda. Poi vanno declinati. Hanno un'attenzione particolare nel campo agroalimentare e quanto possiamo fare insieme come Italia e Africa sulle questioni dell'agroalimentare. Hanno un'attenzione alle forme di recupero dell'energia, di attenzione alle questioni tecnologiche. Hanno un grande impatto dal punto di vista dei nostri studenti. L'Europa soffre una grandissima crisi, che non è quella economica, è quella demografica. Voi siete il continente che sta crescendo di più. I vostri giovani, i nostri giovani devono avere dei luoghi di incontro. E non possono essere soltanto le università, che pure devono essere valorizzate, ma devono essere i nostri musei, i nostri laboratori, le nostre start-up innovative. Avere il coraggio di dire che insieme possiamo avere uno sguardo sul futuro. È per questo che in tutti i viaggi che faccio cerco di visitare una università. Ed è per questo che quando pensiamo al terrorismo dobbiamo ricordarci che il terrorista ha molto chiaro il valore profondo dell'identità culturale come elemento costitutivo della nostra amicizia. Non è un caso che vada a colpire spesso dei luoghi simbolici della nostra identità e della nostra cultura. È accaduto a Garissa, come sa la ministra degli esteri del Kenya e come sappiamo tutti noi. È accaduto al Museo del Bardo, a Tunisi. È accaduto e accade ogni giorno nelle vostre scuole, nelle vostre chiese, nelle vostre sinagoghe. E accade anche sempre di più nei luoghi della quotidianità. Nei bar, nei ristoranti, addirittura nelle sedi dei club di supporto dei tifosi di squadre di calcio. È il simbolo che questo tipo di cultura viene messo in discussione dai terroristi. E allora, se l'Italia vuole lavorare per bene, sicuramente cercherà di spostare l'Europa sulla crescita, l'immigrazione e la cultura, ma vuole discutere con voi, e lo faremo nel G7 del prossimo anno, quando l'Italia guiderà il G7 nel maggio del 2017, lo faremo nel 2017 con i 60 anni dell'Unione Europea che festeggeremo a Roma, in Campidoglio, là dove tutto è iniziato, con la firma dei trattati istitutivi, e speriamo di farlo anche rappresentando voi o comunque la stragrande maggioranza di voi al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il prossimo anno. Speriamo di farlo in tutte le sedi. Noi dovremo far passare un messaggio che ciò che serve oggi al mondo impaurito è scegliere un approccio diverso da quello che c'è stato sino ad oggi. Vi faccio un esempio. Dopo gli attentati in Europa, molti politici hanno detto chiudiamo le frontiere. Il loro messaggio era chiaro. Il loro messaggio subliminale era che l'attentato era colpa dell'immigrazione, che l'attentato era colpa di altri soggetti che venivano da fuori. Ma se guardiamo gli attentati in Europa, gli ultimi attentati drammatici che hanno ucciso molte persone e strappato la vita anche a giovani studenti e studentesse italiane, vediamo che questi attentati non vengono dai rifugiati di Lampedusa o di Idomeni. Non vengono da fuori, vengono dal cuore dell'Europa. Vengono dalle periferie delle città in Europa. Non vengono dalle vostre nazioni, vengono dal quartiere di Molenbeek o dalle banlieue francesi. Aveva studiato in Inghilterra, era nato e cresciuto in Inghilterra, il boia dell'ISIS ucciso nel novembre scorso dagli americani. Allora il punto centrale è che insieme dobbiamo lottare contro il terrorismo, ma anche contro la superficialità di chi vorrebbe farci credere che il nemico è sempre uno fuori da noi. È quello più facile da indicare, perché è quello più lontano. È il fantasma, non è il vero nemico che in realtà è dentro di noi. A quelli che dicevano chiudiamo le frontiere,
Abbiamo ricordato che il problema in Europa è al nostro interno, così come è per voi, perché il problema dell'estremismo è un problema del quale voi non siete cause, come pensa qualche opinionista europeo, ma siete vittime, al pari della comunità europea. E allora, parliamoci chiaro, noi abbiamo bisogno oggi di essere più connessi, altro che creare muri. Chi oggi pensa di poter creare muri non si rende conto che chi costruisce muri inizia pensando di tenere fuori gli altri, ma non si accorge che alla fine sta soltanto imprigionando se stesso. Chi oggi pensa di vivere la dimensione del muro non si rende conto che il nostro è il mondo della connessione, del dialogo, ma dobbiamo fare di più. Lo dobbiamo fare a livello economico, innanzitutto. Noi abbiamo 38 miliardi di interscambio con i paesi africani, troppo poco. Siamo disponibili, lo avete visto, ci hanno parlato alcune delle principali aziende, a fare un grande investimento dal punto di vista energetico, dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista delle piccole e medie imprese. Tutte le volte che visito un paese africano mi colpisce l'attenzione straordinaria alle piccole e medie imprese, settore nel quale l'Italia è sostanzialmente leader, e proprio per questo abbiamo modificato la struttura della nostra Exim Bank per andare nella direzione di agevolare le fonti di finanziamento. Abbiamo bisogno di investire di più negli scambi universitari e culturali, abbiamo bisogno di fare di più dal punto di vista delle infrastrutture, da quelle tradizionali, quelle su cui siamo leader, le dighe, le strade, ma anche a quelle innovative, la banda larga. Non so quanti sono i telefonini che oggi si usano in Africa, 700, 750 milioni. Sono una straordinaria potenza che era inimmaginabile soltanto 20 anni fa. È un cambio di paradigma che ci deve costringere a avere un atteggiamento totalmente diverso. L'Italia c'è. L'Italia c'è su questo, l'Italia c'è sulla battaglia a difesa delle donne, l'Italia c'è sul tema del clima. L'Italia è capace e desiderosa di stare insieme a voi su tutti i principali dossier. Vi chiediamo una sola cosa, quella che per primi siamo disponibili a offrire. Una parola che in politica sembra quasi poco di moda tra i grandi paesi, ma per noi è la parola chiave. Noi crediamo profondamente in una amicizia, questa è la parola, che non sia semplicemente un racconto sdolcinato da romanzo o dal libro. Noi crediamo nell'amicizia perché è il valore costitutivo della società italiana. Ecco perché preferiamo la piazza al muro. Ecco perché preferiamo la comunità all'individualismo. Ecco perché preferiamo il villaggio alla fortezza. Ecco perché pensiamo che ci sia spazio nel tempo che sta avvenendo per un diverso equilibrio internazionale in cui si smetta di indicare il mostro e la paura e si provi a giocare la carta della proposta e del coraggio. Questa è l'Italia. Questa è l'Italia forte dei suoi valori, dei suoi musei, dei suoi laboratori, dei suoi ingegneri, ma anche l'Italia forte dei suoi valori più fondamentali, e cioè la più grande rete di associazionismo e di volontariato che ha oggi l'Unione Europea. Noi non abbiamo il PIL più in crescita d'Europa, anche se prima o poi voglio arrivare a questo. Abbiamo però un livello di presenze dal punto di vista dell'innovazione e del volontariato che non ha eguali, e di questo. E questo vogliamo condividere, e di questo vogliamo parlare insieme. Ecco perché, cara Presidente Zuma, ecco perché, autorità tutti, questo nostro appuntamento non è un appuntamento simbolico. Non è un appuntamento casuale. Il sottosegretario Giro, il viceministro Giro ha ricordato che io sono stato il primo Presidente del Consiglio, il primo Primo Ministro a visitare alcuni paesi africani sotto il Sahara, che è una cosa allucinante se ci pensate. L'Italia ha avuto 63 governi in 70 anni, perché noi siamo abituati a un ricambio significativo.
Ora però con le riforme abbiamo deciso di smettere, di fare una volta ogni 5 anni, come tutti. Sono diversi atteggiamenti. Ma mi ha molto colpito il fatto che quando mi sono recato in alcuni dei vostri paesi, e con molti ci siamo conosciuti in quelle circostanze, mi dicevano, beh, però è la prima volta che l'Italia con il primo ministro viene qua. Però è la prima volta che l'Italia viene qua. Quello che io ho assicurato è che, sì, era la prima volta, purtroppo, ma non sarebbe stata l'ultima. Ora non voglio diventare uno stalker. E non voglio neanche far sì che voi pensiate che noi abbiamo improvvisamente scoperto questa grande opportunità perché crediamo di dover risolvere un problema in casa nostra, quello dell'immigrazione. Non è così. C'è qualcosa di molto più grande. Io penso che il mondo oggi abbia nell'Africa la più grande speranza. E se l'Europa non cambia direzione e non mette al centro l'Africa, non è che perde l'Africa, perde l'Europa. Perché perde l'occasione profonda per tenere insieme quello che noi chiamiamo il vecchio continente con il continente del futuro. Per tutti questi motivi vi voglio garantire dell'impegno italiano, saremo inflessibili nel chiedervi la stessa amicizia che offriamo, ma saremo anche molto desiderosi di poter fare un pezzo di strada assieme, sapendo che nel villaggio globale c'è bisogno di portare con determinazione e onestà e coraggio i valori dell'orgoglio identitario dell'appartenenza con i valori della curiosità del futuro. Questo ha fatto grande l'Italia ai tempi dell'Impero Romano, ha fatto grande l'Italia ai tempi del Rinascimento, ma ha fatto grande anche e soprattutto tutte le nostre storie più belle, quelle in cui accanto all'orgoglio di ciò che siamo stati c'è tanta curiosità per sapere ciò che saremo. La nostra proposta è di diventarlo insieme. Grazie per aver condiviso questo importante appuntamento e grazie al Ministro degli Esteri per averlo organizzato.